Salve YouTubers e benvenuti per questa sesta gameplay di Castlevania Symphony of the Night realizzata da Bloody Rose 258. Dunque, ci eravamo lasciati all'Outerwall. Il nostro obiettivo era quello di controllare adesso la libreria che avevamo visto insieme alla Clock Tower. Diciamo che andiamo prima alla libreria, poi vediamo come si evolvono gli eventi. Allora, ovviamente dobbiamo risalire l'Outer Wall, non tutto ovviamente, perché è la prima porta alla libreria, se non ricordo male. Sì, ho anche spezzato quelle cose che non riuscivo a spezzare prima, ho trovato un coso per la vita e un altro per i cuori, quindi è in base a come si salta. Quelle giare che abbiamo visto. E qui mi sembra sì, ci dovrebbe essere la libreria. Ok, benvenuti alla libreria del castello di Dracula. Queste che sentite di sottofondo è una delle canzoni, sono quelle cantate. Delle musiche più geniali di questo videogioco, secondo il mio parere. Sentite l'organo che è fantastico. Io poi c'ho un debole per l'organo, comunque per questi suoni un pochino più tetri. E niente, quindi andiamo avanti, controlliamo. Mamma mia, che bel fondale. Nanetti, ok. Io odio i nanetti. Ecco, appunto per questo li odio, perché sono imprevedibili. Morite. Ok. Ottimo. Nanetti, poi saranno gnomi, tipo. Non so. Oh. Bronze Cuirass. Penso sia più forte. Appunto. Aumentiamo di poco la nostra difesa, ma sempre meglio che niente. Non si può rompere qui. Ok, da qui non possiamo andare da nessuna parte. Sì, io vi invito ogni volta che vedete qualcosa di un po' distrutto, comunque che non è regolare, di cercare di attaccare perché ci sono molte stanze segrete nel castello di Dracula. E quindi è sempre una buona cosa. Ai. Ok. Sempre una buona cosa controllare tutto e cercare di vincere questi segreti. Come vedete, questi mostri che ci sono qui sono piuttosto resistenti, o almeno a me costano 3 attacchi, basta abbassarsi. Questi sono maledetti perché se vi toccano, cosa che è molto facile che succeda, vi mettono uno status alterato che è la maledizione, appunto. E con la maledizione non potete attaccare, come vedete. Ora, per togliere lo status maledizione, o usate un Uncurse, che serve appunto per curare la maledizione, oppure semplicemente aspettate un pochino e svanirà da sé. Io preferisco aspettare un pochino perché sinceramente sprecare, fra virgolette, gli oggetti non mi è mai andato. Sono un po' particolare, lo so. Ecco, gli Uncurse li trovate molto facilmente in questa maniera. Che giustamente dicono, mettiamo cose che ti, come dire, che ti maledicono, mettiamoci anche un po' una cura per questa evenienza. Come vedete, non so, sono pieni di libri, anche libri animati. Difatti, quel libro un pochino diverso che vedete è animato e noi dovremmo batterlo. Ecco, se sempre ci riesco, dicasi. Ok. Non penso che Dracula. Oddio, effettivamente Dracula ha vissuto anni e anni, secoli e secoli su secoli, quindi penso che comunque li abbia letti quei libri che ci sono buttati lì. Giusto per passar tempo, sapete com'è. Sì, abbiamo fatto anche un level up, ovviamente non vado sempre controllando che cosa è aumentato e cosa no, cioè si nota alla fin fine mentre si combatte. Quindi andiamo bellamente avanti. Oh, siamo al piano superiore dello stesso posto in cui siamo andati sotto.
dove abbiamo trovato la Bronze Cuirass, non so come si dica, non riesco a pronunciarlo. It's been a long time, old one. Oh, it's you, Master Alucard. What do you need? I need your help. Young master, I cannot aid one who opposes the master. You won't go unrewarded. Really? In that case, just tell me what you need. Ok. I'm interested in questo è il Master Librarian, ovvero colui che ci venderà la qualsiasi. Noi prenderemo il Jewel of Open, che può sbloccare le porte blu che noi abbiamo ancora abbiamo già incontrato, l'abbiamo incontrate due. E poi vediamo che altro ci possa interessare. Queste no, perché sono tipo delle cose che si lanciano. La Saber. Saber, sì. Mi convince forse di più. Quella non la possiamo comprare. Prendiamo la Saber. Poi Leather Shield, l'unico che possiamo prendere. Leather Hat pure. Ci arriviamo? Sì. Vediamo. Vediamo. Allora, ti dà la mappa basilare del castello di Dracula. Io preferisco non prenderla. Vendiamo lo zircone, quello che abbiamo trovato, che si può vendere tranquillamente. Equipaggiamo quello che abbiamo comprato. Io sinceramente non prendo la mappa basilare del castello di Dracula, preferisco, anche per questioni di gameplay, per rendermi un pochino conto di cosa stiamo facendo, di scoprirla pian piano da sola. Voi potete ovviamente prenderla, vi spunterà la mappa basilare del castello di Dracula, dove le parti grigie saranno quelle che non avete ancora esplorato, mentre quelle colorate in blu saranno quelle che avete già visto. Quindi torniamo indietro. Sempre. Oh, 1000. Fantastico. Ok. Se facessero cadere sempre 1000 a colpo sarebbe molto buono. Vedete, già con un level up adesso non ci vogliono più 3 colpi, ma ne bastano semplicemente 2. Quindi si nota subito il cambiamento, ecco. Non c'è bisogno di andare sempre ogni 2 secondi a controllare il level up che cosa ha fatto. Obliquo. Allora, quando mi serve, non lo fa. Quando non mi serve, lo fa sempre. Maledetto, ecco. Allora, Fairy Scroll. Vediamo mo' che cosa fa questa Fairy Scroll. Penso di aver già capito, visto che sono spuntati i nomi dei... No. Una reliquia, esatto. Ok, fa vedere il nome dei nemici. L'avevo già intuito. Quindi... Bene, ci serve fino a un certo punto. Una cosa in più. Utile. Spellbook. Utile. Tra virgolette, utile, dai. Dai, però. Oh, che palle. Torn. Siete curiosi di sapere i nomi dei nemici? Io no. L'importante è che muoiano e non mi rompano. Ectoplas. Allora. Ok, vedete, già ce ne vogliono solamente 2, prima ce ne volevano 3 colpi. Like a boss. Allora, noi non possiamo più esplorare la libreria, perché non possiamo raggiungere quella parte sopraelevata. Quindi siamo costretti a tornare indietro adesso.
Preferisco finirlo qui il gameplay, andrò a salvare e poi torneremo nel prossimo a esplorare quelle parti che ancora non siamo riusciti ad esplorare, quindi torneremo alla Royal Chapel. No, Royal Chapel? No, stavo scherzando. Torneremo alla Marble Gallery. Royal Chapel è un pochino più avanti. Ecco, vedete? Così a questi li ho presi. Qui c'era un coso per la vita e sopra c'era uno per i cuori. Quindi torneremo alla Marble Gallery per vedere che cosa nascondeva quella porta blu che noi non siamo riusciti ad attraversare. E poi torneremo niente proprio di meno che al laboratorio di alchimia, perché lì c'era un'altra porta. Quindi, ragazzi, che dirvi di più? Spero vi sia piaciuto questo gameplay. Commentate, iscrivetevi al canale, spammate, lasciatemi un mi piace se vi sta piacendo quello che faccio, per supportarmi, ovviamente. Ci vediamo quindi alla prossima gameplay. Ciao ciao!